Buongiorno a tutti. Lunedì mattina, come vedete, il clima è ben diverso da quello di venerdì pomeriggio. Venerdì pomeriggio spensierato, lunedì mattina, vedete. Oggi trasmettiamo con la GoPro piazzata sul cruscotto, per evitare di fare l'effetto cinema. Ho cambiato la risoluzione a narrow, le GoPro sono conosciute per questa field of view gigantesco, grandangolare. Questo è l'incrocio del tuffo, passato. E adesso credo che l'inquadratura sia un po' migliore. Tra l'altro, con la GoPro puoi pure guardarti per controllare l'inquadratura, non tanto per apprezzare sta cippa, sullo schermo del cellulare, per verificare. In questo momento, per esempio, c'è un'inquadratura un po' troppo luminosa. Adesso siamo ufficialmente in autostrada. Tac, freccia, sorpasso. Cazzo. Sei ancora viva? Sì. Eccessiva potenza. Tre piedi sistemabili in modo migliore. In effetti non so più dove è finito il mio manfrottino. Il manfrottino è un non so se possiamo chiamarlo treppiedi, che abbiamo comprato prima di andare in America la prima volta nel 2012. Fantastico, non lo trovo più. È un treppiedino che è chiuso e minuscolo così, perché in realtà è una piastra che si mette sotto la macchia fotografica o sotto la videocamera, va bene per qualcosa di leggero, perché poi invece sulla reflex con l'obiettivo pesante non regge, o comunque non riesce a inclinarla perfettamente. E quindi sono in realtà, da un lato c'è una gambetta schiacciata e da un altro lato altre due che puoi regolare come meglio credi, ma reggono piegandosi su delle molle. Quindi diciamo la molla fa una resistenza, potrebbe reggere un iPhone, una GoPro, una piccola macchina fotografica, forse ora la mirrorless, ma la reflex non la reggeva. Noi l'abbiamo usato per piazzare la vecchia videocamera Sony sul cruscottone e filmare i nostri viaggi, e ha fatto svolto il suo compito egregiamente. Tra l'altro è minuscolo, perché te lo puoi portare in tasca, te lo puoi portare in uno zaino, invece il treppiede è un po' più ingombrante. Ma non lo trovo più, perché non so se nelle vostre vite le donne mettono ordine. Mia moglie mette ordine, e devo dire che è una gran donna, perché altrimenti non troverei più nulla a casa mia. Però nella casa ordinata non sempre tu trovi le cose che hai lasciato dove le hai messe. Stamattina non ho un granché di cose di cui parlare, in realtà ne avrei, però forse ne parleremo più in là, sono anche un po' più intime. Mi sono svegliato con allora, la cosa bella di YouTube è che dà passione, perché magari inizi a seguire un canale, uno youtuber così per puro caso, e poi in realtà sei curioso di sapere come va a finire, conosci le persone che fanno parte della sua vita, ti sembra quasi di conoscere realmente. Sono quegli strani esperimenti della modernità, delle tecnologie che ti permettono, quindi è inutile di negarlo. Io ultimamente seguo questi youtuber che trasmettono dagli Stati Uniti, principalmente sono gli italiani che trasmettono dall'America. Ma la cosa curiosa, da un lato pure un po' triste, è che stanno cominciando a nascere le bagarre, le rosicate, chi critica quell'altro, è la vita, c'è poco da fare. La vita, o sono gli italiani, non lo so. Quindi stamattina mi sono svegliato guardando dei video che parlano di queste o alludono a queste rosicate. Ma la cosa più divertente, sapete qual è? Che siccome di rosicate ne è piena la vita quotidiana, il lavoro, le famiglie, io penso che è meglio fottersene. C'era un mio cliente napoletano che mi diceva: il napoletano vive bene perché due o tre volte al giorno dice la parolina magica, che è me ne fotto. E quindi
vive il napoletano. E adesso pubblicità. Finalmente ho trovato un argomento bello di cui parlare. Sì, oggi voglio parlare di questo, perché nonostante non abbia fatto poi tutti questi viaggi in America, ma solo due abbastanza lunghi, forse potremmo parlare delle differenze tra il modo di vivere in Italia e il modo di vivere in America. Io però per questo vorrei che soprattutto gli italiani che stanno in America rispondessero, perché voglio capire se determinate differenze sono differenze percepite da noi italiani che andiamo lì in vacanza, o se poi dopo un paio d'anni che si vive lì tutto questo è vero. E allora oggi parliamo dell'onestà dell'americano e chiaramente la confrontiamo con l'onestà dell'italiano. Durante l'ultimo viaggio in Florida abbiamo fatto questo fantastico viaggio, siamo scesi fino a Key West, sorvolo sul viaggio ne parleremo in altre occasioni, e abbiamo usato questa, proprio questa GoPro Hero 3 Plus, piazzata sul cruscotto della Fremont che avevamo noleggiato per filmare le nostre geste. In realtà avevo due videocamere, una che filma davanti e una che inquadra noi, per rendere tutto più divertente. Taglio corto, il giorno in cui dovevamo partire di Key West, noi facciamo vacanze molto economy, preferiamo vedere più posti e spendere poco, eravamo io, mia moglie e la bimbetta di un anno e mezzo, eccezionale Eden che ci ha tenuto compagnia per tutto il tempo. A Key West giriamo, dovevamo vedere il tramonto a Mallory Square, quindi abbiamo deciso dopo una mezz'oretta sprecata a capire quale fosse il posto migliore di andare ad alloggiare al South Winds Motel, mi sembra che fosse il South Winds Motel, posso poi scriverlo nelle note qual era il nome esatto dell'hotel, motel. Questo motel ordinato, pulito, ma sicuramente non è un alloggio di alto livello. Oggi che tempo di schifo, eh? Quindi dicevamo, devo interrompere ogni tanto perché c'erano le gallerie, questo motel è sicuramente non di alto livello, piazzato vicino a Southernmost Point. Posteggiamo tutto, andiamo a guardare il tramonto, bellissimo, figata, giro a Key West, andiamo a dormire, buonanotte. L'indomani abbiamo detto andiamo a guardare la casa delle farfalle che è lì di fronte con la bimba e poi ce ne andiamo. Usciamo dalla casa delle farfalle, posto bellissimo, caldo mortale, perché siamo stati a Southernmost Point a farci fotografie alle 10 di mattina e si schiatta dal caldo. Avevamo già pagato il motel, decidiamo con Emiliana di farci un bel bagnetto nella piscina prima di tornare. Abbiamo detto bagnetto in piscina, dopodiché belli freschi, ci mettiamo in macchina e ce ne andiamo a farci queste 6 ore di strada a tornare. Facciamo il bagno in piscina, la bimba era tranquilla, quindi decido al solito di cazzeggiare, di portarmi la GoPro in piscina, non so perché. Lascio un attimo la GoPro sul bordo della piscina e mi faccio questo bel bagnetto. Chiaramente me la sono gran dimenticata. La cosa divertente è che ho pure visto un turista cinese che passava davanti a me quando già ero in macchina, che aveva la GoPro con la ventosa messa sul tetto. Ho detto cacchio, sono un cretino, perché io ho la ventosa e invece la GoPro la metto dentro, quando inquadro fuori vedo tutte quante le striature del vetro. La prossima volta devo fare così, però adesso nel cofano non mi va di fermarmi a prenderlo, l'altra videocamera. Amen. Zona industriale, ricircolo, tac, torniamo a noi. Decido che questo pezzo di viaggio lo filmiamo con la Sony. Facciamo questo lungo viaggio, ci fermiamo a mangiare, arriviamo alla parte sud della Florida, arriviamo, decidiamo di non andare a Miami, di andare a Naples, altra costa della Florida dal lato del Golfo del Messico, giusto per capire, circa 6 ore di strada. Troviamo un bel posto dove dormire a Naples, scarichiamo i bagagli per fare un giro a Naples quella notte. E chiaramente io cercavo la GoPro, ora esce, l'avrò lasciata nell'area del passeggino, ora esce così, non c'era. Cerco di fare mente locale, come sempre si fa. Allora, io sono uno sbadato di quelli memorabili, cioè io sono una cosa incredibile. Cacchio, la GoPro l'ho lasciata a bordo piscina. Io un attimo mi si è girato il sangue, perché a parte i
350 euro della GoPro, forse pure qualcosa in più l'ho pagata, e il bastone che avevo usato per il viaggio, ma soprattutto c'erano dentro dei video bellissimi di Eden, di mia figlia, che giocava alla casa delle farfalle con le farfalle. Quando ha visto le farfalle è impazzita, si è messa a gridare, le inseguiva, le voleva prendere. Un video veramente stupendo. Ho cominciato a cercare su internet un contatto telefonico, ma in realtà non è che ci speravo un granché, perché per la nostra mentalità, se perdi una cosa, dopo 10 minuti non la trovi. Giusto per fare un esempio, in campeggio 20 giorni prima con i nostri amici, Luigi ha lasciato una bottiglietta di shampoo usata per metà alla doccia, se n'è accorto dopo 10 minuti è tornato e non c'era, cioè una bottiglietta di shampoo dal valore di pochi euro già usata. Quella sera mando un messaggio via mail a loro, poco fiducioso nel trovare questa videocamera, e peraltro sicuro che non avrei mai francamente fatto altre 6 ore di strada per andare giù a prendere la videocamera e altre 6 ore a risalire, francamente avrei preferito piuttosto rovinare la vacanza, comprare un'altra e amen. Quella sera usciamo a Naples con un nostro amico che stava lì, gli raccontiamo l'accaduto e lui ci dice sicuro di sé, peraltro lui è originario di Catania. Telefonategli, perché guardate che in America su queste cose, cioè, le prendono seriamente, sono onesti. Sembra la palla di quello che ti dice se sto in America. Domani mattina, insomma, passo la serata nervoso, comunque ci divertiamo, eccetera, vado a fare colazione, decido di telefonare. Tra l'altro parliamo di un motel che aveva 3 piscine e non so se 150 camere circa. Camere tutte su un piano, per cui un motel veramente esteso, cioè era possibile trovare quella videocamera. La piscina dove ci siamo fatti il bagno si affacciava sulla strada principale di queste che porta poi fino a Mallory Square. Telefono, sfiduciato, e gli dico: guardate, sono stato lì ieri, mi chiamo così, ero nella stanza X, credo di aver lasciato la GoPro in piscina. Mezzo secondo, cos'è che ha dimenticato? Dico: una GoPro con un bastone con una vite blu in fondo. Sì, ce l'ho qui sul tavolo. Fantastico, cioè, non ci speravo francamente. Ma lì non finisce la storia, perché in realtà ho detto: guardi, ho dei filmati bellissimi di mia figlia, ci tengo troppo, non so, io sono a Naples, quindi sicuramente non posso scendere, non è che qualcuno magari va a Miami per lavoro e può recapitarmela, perché tra l'altro io stavo per partire il giorno dopo, sarei dovuto ripartire per tornare in Italia. E la signorina gentilissima ha detto: secondo me la cosa migliore per evitare di perdere la videocamera è che io gliela spedisca direttamente in Italia, perché altrimenti se la spedisco a Miami, se non arriva per tempo in questi 2 giorni, lei non riesce a ritirarla. Quindi io non avrei mai pensato che lei fosse disponibile, lei o qualcun altro, ad andare alla posta, a FedEx, ad andare a fare una spedizione per me, ma mi ha chiesto la carta di i numeri della carta di credito per poter addebitare direttamente la spedizione. Cioè, sono gentili, però voglio dire, decidi, cioè, poi vi spiegherò una volta così il bivio. In questi casi bisogna scegliere, anzi veniva messo così il bivio, anzi intanto ve lo dico, poi ve lo spiego: o futti o ghianci. Io ho detto amen, soprattutto tanto io lavoro in banca, avrei potuto tranquillamente bloccare la carta di credito se avessi avuto una frode. Mi sono fatto spedire questa benedetta GoPro e mi hanno mandato il giorno dopo il numero col tracking per seguire la spedizione. Intanto ero felicissimo perché avevo recuperato la GoPro e perché avevo recuperato i video della piccola con le farfalle. Mi è venuto a costare abbastanza, perché mi è costato 90 euro, perché l'hanno spedita con tutto il
bastone, per cui il pacco era effettivamente grosso. Io sono sicuro che in Italia non l'avrei mai trovata, non l'avrei mai trovata, non avrei avuto nessuno così carino da andare a FedEx a spedirmi la videocamera per farmela recuperare, ma penso proprio che non l'avrei trovata. Cioè, in Italia, se tu vedi una GoPro per strada, è stato il tuo giorno fortunato. La parte più bella, morale della favola, i problemi sono iniziati dopo. Appena la spedizione ha varcato, è arrivata alla dogana, e sono tornato in Italia. Allora, capisco che l'Italia è piena di furbacchioni che imbrogliano. In Italia non funziona nulla, si fanno importazioni parallele di qualunque tipo. È stata bloccata la mia GoPro usata, piena di sabbia, perché qualche omino zelante riteneva che fosse un'importazione parallela. Quindi mi hanno chiesto lo scontrino della videocamera, mi hanno chiesto il biglietto aereo, mi hanno chiesto la ricevuta del motel. Bene, io non trovavo lo scontrino della videocamera, perché sfido chiunque a trovare uno scontrino di una videocamera comprata 3 anni prima. Ho mandato il biglietto aereo, ho mandato la ricevuta del pernottamento di un motel, che era il motel da Key West dal quale mi spedivano la videocamera. Cioè, penso che solo un cretino potrebbe andarsene a Key West a pagarsi una notte d'albergo, a pagare l'aereo per poi comprare una GoPro e farsela spedire, quando potrebbe tranquillamente metterseli in valigia. Ciononostante, spedizione sospesa in attesa di documenti. Cioè, non me la sdoganavano se non gli mandavo la ricevuta della GoPro. Quella santa donna di mia moglie ha ricordato che l'avevo acquistata con la carta di credito, e quindi sono riuscito a recuperare tramite il sito della carta di credito l'evidenza dell'acquisto fatto anni prima in vacanza. Ho fatto svariate e variopinte telefonate, e una volta mi rispondeva un tizio e mi diceva: no, io non mi occupo di queste cose, sono qua per caso, chiami domani. No, io, ma vedrà, che non si capiva se la videocamera fosse a Napoli, fosse a Roma per lo sdoganamento. Cioè, una cosa ridicola. Insomma, alla fine sono riuscito a recuperare la GoPro, che è quella con la quale vi parlo. Quindi, ne vogliamo parlare dell'onestà in America e dell'onestà in Italia? Onestà e burocrazia. Mi è capitato di parlarne con dei miei parenti che ho poi incontrato, e mi hanno detto: sei stato fortunato. Io non lo so, non lo metto in dubbio, può darsi. Però quel mio amico che stava lì non ci ha pensato un attimo, cioè non mi ha detto se sei fortunato, mi ha detto: guarda, chiedilo, perché secondo me te la trovano, te la riportano. Francamente, questa cosa mi ha stupito, come durante i viaggi mi ha stupito la disponibilità degli americani e il loro essere, come dico io, caciaroni come i meridionali e precisi e scrupolosi nell'applicare le regole come i settentrionali.